Agostini con Cristina D'Avena oggi vi presenta I Tenerissimi, gli splendidi, divertenti, morbidi, caldi cuccioli di tutto il mondo. Quando un cucciolo ci guarda, spesso ha un'aria assai beffarda. Forse si domanda se poi col tempo diverrà proprio come noi, chissà. Quando un cucciolo è curioso, è davvero strepitoso. Super coraggioso, procede un po' ritroso, ci chiede di restare con lui. I tenerissimi sono dei cuccioli così. I tenerissimi sanno conquistare proprio tutti. In loro c'è la magia che accende. Andiamocene un poco a spasso per il bosco con due bambini molto curiosi, Zig e Zag e il loro cagnolino. Vedrete quanti animali incontreremo insieme a loro. Eccoli ora alle prese con il pappagallo. Ripariamoci là sotto. Meno male che c'è questo rifugio. Rifugio, rifugio. Cosa hai detto? Chi io? Niente. Niente, niente. Ma insomma, Zig, non sono io che ripeto le tue parole. Bene, ma allora chi è? Sono io, il pappagallo, salve. Sei un uccello e sai parlare come noi, perché? Posso imitare la voce dell'uomo, ripetere le sue parole con un po' di esercizio quasi intere, ragazze. Ma come ci riesci? So muovere bene la lingua per parlare e ho una buona memoria. Non avevamo mai incontrato un uccello parlante. Ma questo rifugio è forse la tua casa? Oh no, qui mi riparo un po' dalla pioggia. La mia casa è nella cavità di un albero. Ragazzi, ha smesso di piovere. Possiamo uscire, venite. Vi mostrerò dove abito. Ecco il mio nido. È comodo, soprattutto per nascondermi quando sono inseguito dai nemici. Se un nemico mi insidia, trizzo le penne dalla rabbia e dalla paura. Allora tu vivi proprio nel bosco? Nei boschi delle regioni tropicali. E vivi da solo? Oh, vivo insieme a tanti amici pappagalli. Ci vogliamo molto bene e ci aiutiamo l'uno con l'altro. Rimango solo nel periodo degli amori per mettere su famiglia. Anche i miei genitori, quando decisero di formare la famiglia, restarono soli, soli soletti per costruire il nido. Perché? Perché mamma pappagallo doveva deporre le uova e covarle a turno con papà. Dalle uova nascemmo io, i miei fratelli e le mie sorelline. Alla nascita il mio corpo era rivestito da un morbido piumaggio. E cosa facesti quando l'uovo si schiuse? Stavo nel nido. Mamma e papà mi portavano semi e grani duri da mangiare. Prima ammorbidivano il cibo con il loro gozzo e poi mi imboccavano. A 2 anni di vita, al posto delle morbide piume, mi crebbero penne dure e resistenti come quelle dei miei genitori. Imparai a volare,
E ben presto non ero più tanto pericolo. Ero diventato adulto e bravo, capace di cercarmi il cibo da solo e di difendermi con forza dai pericoli del bosco. Ma che strani piedi hai! Due dita avanti e due indietro, perché? Sono un uccello arrampicante. E con queste dita posso arrampicarmi sugli alberi e tenermi ben saldo. Mi servono anche per prendere il cibo e metterlo in bocca. I semi, le gemme, foglioline, spighe, ne vado matto. Però c'è un inconveniente. E quale? E con le dita fatte così posso camminare solamente facendo dei piccoli salti così. Beh, non si può avere sempre tutto dalla vita. E adesso dove vai? A fare un bagno. Perché? Ho mangiato da poco ed è mia abitudine fare un bel bagno dopo pranzo. Non temo il freddo e neppure l'umidità, anche se mi piace molto riscaldarmi al sole. Sai che il tuo piumaggio è davvero straordinario. Lo so, tutti hanno sempre ammirato le mie ali variopinte dai colori assai vivaci e bellissimi, modestamente. Ma perché gli uccelli hanno le ali? Ma per volare, il mio volo è veloce, ma un pochino faticoso. È bello volare alti nel cielo! Adesso ce ne dobbiamo andare, è stato un piacere parlare con te. Torneremo presto a trovarti. Ciao, ciao! Arrivederci! Che buffo il pappagallo, ma attenzione, adesso stanno arrivando i lupi. Il piccolo Pierre è venuto fin qui a Wolf Park negli Stati Uniti proprio per conoscere i lupi. È una lunga storia. Certamente ricordate tutti la favola di Cappuccetto Rosso, in cui il lupo cattivo si mangiava la nonna e Cappuccetto, e quella di Pierino e il lupo, dove Pierino, disubbidendo al nonno Brontolone, decideva di catturare il lupo facendosi aiutare da un gatto e da un uccellino. Bene, ora Pierre ha deciso di andare a vedere se i lupi sono davvero così cattivi come si racconta nelle favole. Una volta di lupi ce n'erano tantissimi e vivevano nei boschi. Poi molti boschi sono stati distrutti per fare città, strade, campi da coltivare e gli uomini hanno dato la caccia ai lupi per molto tempo per difendere il bestiame dai loro assalti. Adesso i lupi sono pochi, per questo sono animali protetti. Qui nell'Indiana è stato creato addirittura questo grande parco solo per loro ed è qui che Pierre può vedere finalmente da vicino quei lupi che lo spaventavano tanto nelle favole che gli raccontava la nonna. Ci sono dei volontari che lavorano in questo parco e si prendono cura di questi animali ogni giorno. Oggi c'è un grande banchetto. I volontari hanno portato qui un giovane cervo che, poveretto, è finito sotto una macchina ed è morto. Lo offrono da mangiare ai lupi perché questo è un buon mezzo per conservare una parte del loro istinto selvatico. Perché i lupi sono veramente dei gran predatori di cervi, renne, alci e talvolta naturalmente di pecore. Raramente sono aggressivi anche con l'uomo, solo se hanno tanta fame. Non qui, naturalmente, dove vengono sempre ben nutriti. Pensate che dopo alcuni giorni di digiuno, un lupo può mangiare più di 5 kg di carne in un solo pasto. Per questo, diciamo, ho una fame da lupi. I lupi vivono in branchi numerosi e sono molto uniti e ben organizzati. Ogni branco ha un capo a cui tutti obbediscono. D'inverno si spostano per cercare il cibo, si dividono i compiti e di fronte a un nemico più forte si aiutano a vicenda. Lo sapevate che quando un lupo ne sconfigge un altro nella lotta, il lupo vinto mette la coda tra le zampe per dichiararsi sconfitto? Ecco perché si dice andarsene con la coda tra le gambe. Il loro ululato è un modo per comunicare con altri lupi anche a grande distanza. Pierre confessa che l'ululato dei lupi gli fa un po' paura, perché gli ricorda la leggenda degli uomini che diventano lupi nelle notti di luna piena. Ma questa è fantasia, la realtà è ben diversa. Pensate che Pat è riuscita a diventare amica di uno dei lupi di questa riserva, imitando il suo ululato. Certo ci è voluto molto tempo e molta pazienza,
Ma adesso Pat parla con il lupo, senza sapere bene che cosa si stanno dicendo, eppure riesce persino a richiamarlo e a farlo tornare da lei, dopo averlo lasciato anche molto lontano. Ma allora sono come dei cani, pensa Pierre. Esatto. I lupi, con gli sciacalli e i coyote, non sono altro che gli antenati dei nostri cani domestici. Aggressivi e predatori sì, ma solo se affamati. Per il resto sono proprio come i nostri cari amici cani, compagni di giochi di tanti bambini. Adesso Pierre non pensa più alle favole dei lupi cattivi, ma alla bellissima storia di Zanna Bianca, perché adesso ne comprende davvero il significato. In realtà tutto comincia nel richiamo della foresta di Jack London, ricordate? C'è Book, un bellissimo cane domestico, che vive in modo molto tranquillo in una fattoria nel sud degli Stati Uniti. Un brutto giorno però, Book viene rapito e venduto molto lontano da casa. Di avventura in avventura, finirà a coltivare la slitta per i cercatori d'oro sulle nevi del Canada e infine, pensate, vivrà come un lupo selvaggio. Da cane a lupo. Ma il figlio di Book, Zanna Bianca, compirà esattamente il percorso inverso e nel romanzo che prende il suo nome passerà da una vita selvaggia da lupo a quella più tranquilla da cane in una fattoria di campagna. Eh sì, è stato proprio quello di Zanna Bianca il destino del lupo, da divoratore di pecore al loro pastore. Simpatico il lupetto, vero? Ma ora incontreremo il coccodrillo. Oh, santo cielo, e tu chi sei? E io sono il coccodrillo. Noi siamo Zig e Zag. Cosa stai facendo qui? Sono un abitante delle regioni tropicali. Trascorro gran parte della giornata nell'acqua dei fiumi, dei laghi, degli stagni, dove mi sento tranquillo e sicuro da ogni pericolo. Se piove vado al torrente o nelle foreste vergini allagate. Anche noi abbiamo fatto il bagno e adesso ci scaldiamo al sole. Anch'io. A mezzogiorno esco sempre a riva per raggiungere i miei amici coccodrilli. Perché sei così lento a camminare? Perché ho le zampe corte, ma se voglio corro veloce a zigzag. E adesso ti metterai a giocare con i tuoi amici? No, mi scalderò al sole e dormirò. Ma dove dormirai? Qui sulla sabbia? Naturalmente, non ho una casa. Sto bene all'aria aperta, anche d'inverno. Anche d'inverno? Con il freddo? Sì, perché il mio corpo si adegua bene a tutte le temperature. E allora d'estate non ho caldo, d'inverno non ho freddo. A proposito, sapete cosa mi capita d'inverno? No! Siccome in quella stagione non trovo cibo per me, dormo più a lungo, così non sento troppo il bisogno di mangiare. Finito l'inverno, riprendo la mia vita regolare. Ma i coccodrilli che cosa mangiano? Al calare del crepuscolo torno al fiume a cacciare i pesci e ad aspettare l'arrivo di uccelli e mammiferi che si recano a bere al fiume. Vista la preda l'afferro e me la mangio. Ho i denti forti e aguzzi, fauci grandi. Tutti mi temono, sono forte io. Quando hai finito di mangiare, che cosa fai di solito? Schiaccio un pisolino a riva, a bocca aperta. Perché a bocca aperta?
perché alcuni uccellini vengono a beccare i pezzetti di carne rimasti fra i denti, mi ripuliscono tutta la bocca, come fate voi con lo spazzolino. Perché hai le dita dei piedi fatte in quel modo? Sembrano un ventaglio, non sono come le nostre. Infatti ho i piedi palmati, fatti apposta per nuotare meglio. Sono un campione del tuffo e un abile nuotatore. Ci vedo benissimo sott'acqua. Anche la coda mi serve per nuotare. Perché? Funziona da remo. È robusta. Con essa mi difendo anche dai nemici. Che pelle ricamata hai. Perché? Non sono ricami. Sono le dure piastre ossee e le squame che proteggono il mio corpo. E le avevi anche da piccolo? No. Sono nato senza squame e col corpo morbido. E come sei nato? Mamma coccodrillo depose tante uova in una buca scavata nella sabbia e la ricoprì. Dentro le uova nascevamo io e gli altri coccodrillini. Ma allora sei nato da un uovo, perché? Perché sono un rettile. I rettili, a parte qualcuno, nascono dalle uova. Un giorno la mamma udì gridare da dentro l'uovo e ero io già bello e fatto che volevo uscir fuori. E insieme alla mamma ruppi il guscio e hop! Ero ben formato, ma avevo il corpo molle. È passato del tempo da allora. Sono cresciuto in fretta ed è cambiato anche il mio corpo. Perché? Perché non solo mi sono fatto grande e grosso, ma anche molto robusto, duro e resistente, con piastre, ossee e squame. Adesso ce ne dobbiamo andare. È stato un piacere parlare con te. Torneremo presto a trovarti. Ciao, ciao! Arrivederci! Ciao, coccodrillo. Ma rimaniamo nella foresta, bambini, perché dobbiamo conoscere un animaletto molto curioso, il coati. Molti di noi hanno in casa un cane, un gatto, un criceto. Io, mi chiamo Julienne, ho in casa un pesciolino. Ma immaginate invece di allevare un animaletto furbo come una volpe, agile come un gatto, vivacissimo, insaziabile. Immaginate quanti guai potrebbe combinare. Ebbene, questo è il coati. E il mio amico Jonathan, che vive nella foresta della Guyana, riesce a vivere con questo strano animale. Sono andato a vedere come se la cava. Ho fatto molta strada per andare a trovare il mio amico Jonathan e confesso che l'ho spinto soprattutto dalla curiosità di conoscere il suo coati. Nella sua casa, in mezzo alla foresta, Jonathan mi aspetta giocando con Diva, una piccola femmina di coati. Diva, 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 tieni, vieni là, vieni là, vieni là. Gli ho chiesto se fosse addomesticata veramente e anche se una volta tornata nella foresta avrebbe potuto sopravvivere da sola. Ma certo, mi ha risposto Jonathan. Qui lei è completamente libera. Vedi, può fare tutto quello che vuole. Viene da noi per mangiare, dormire, giocare, ma poi durante il giorno se ne va in giro tra gli alberi come vuole. Se dovesse ritornare nella foresta, non avrebbe nessun problema. Per dormire e tutto ça, ma sinon, nella giornata, elle se balade dans les arbres o. Où elle veut. Puis si jamais elle retourne dans la forêt, ben normalement elle devrait pas avoir de problème quoi. Il coati è un mammifero che vive nell'America centrale e meridionale. Assomiglia un po' a un procione, ma ha un buffo naso lunghissimo con il quale fruga dappertutto. Ha dei forti artigli nelle zampe anteriori e cammina come gli orsi, appoggiando l'intera pianta dei piedi, delle zampe. Sembra dire il pappagallo. È arrivata la piccola peste! E in effetti il coati è davvero una peste. Non sta fermo un momento, fruga dappertutto, assaggia tutto. Sì, assaggia, perché in realtà è un grandissimo ingordo. Mette tutto in bocca e morde per assaggiare. Proprio come fanno a volte i bambini piccoli, che mettono in bocca quello che trovano, non per fame però, ma per conoscere il sapore e la consistenza delle cose.
Il coati mangia lucertole, insetti, piccoli roditori e anche vegetali che trova grufolando nella terra col suo naso sensibilissimo o scavando con le unghie molto forti. Ma proprio come i bambini piccoli, il piccolo coati di Jonathan diventa docile, tenero e affettuoso in braccio al suo amico. Anche una piccola peste può diventare un tesoro se riceve tanto affetto. Le femmine coati vivono coi loro piccoli sugli alberi più alti della foresta, in gruppi anche di 30 esemplari. All'età di 3 anni, i giovani si allontanano dal gruppo, creando nuove colonie, un po' più lontane, sempre sugli alberi. E sono talmente ingordi che saccheggiano tutto il territorio, dalla cima degli alberi alle radici. La queue, elle fait toujours le double. Hai visto la sua coda, mi ha detto Jonathan, è lunga quanto tutto il resto del corpo. E a cosa le serve una coda così lunga, gli ho chiesto io? Per arrampicarsi sugli alberi, le fa da bilanciere, per mantenere l'equilibrio. I coati si sanno anche ben difendere. Se uno dei membri di una colonia viene aggredito da un giaguaro o da un puma, allora tutto il gruppo di coati si precipita dall'alto degli alberi sull'imprudente felino, che ha appena il tempo di scappare. Complimenti, Jonathan. Sei riuscito ad insegnare le buone maniere a un animaletto tanto vivace e aggressivo. Complimenti, piccolo coati. Sei riuscito a diventare amico dell'uomo e a farti voler bene, mantenendo la tua indipendenza. Salutiamo il coati, bambini, perché ora dobbiamo andare a conoscere il canguro. Bondi, sono un canguro io. È mancato poco che tu ci saltassi addosso. Impossibile. Perché? Perché nel salto sono un fenomeno io. In alto salto più di 2 metri e in lungo più di 7. Wow, incredibile. Ma come ci riesci? Mi do la spinta con le mie lunghe e robustissime zampe posteriori. Questa è la tua coda? Sì. Perché è così lunga? Per potermici appoggiare. Quelle sono le tue mani? Sì, si può dire che i miei arti anteriori sono braccia e mani. Li uso infatti per afferrare le cose e anche per difendermi dai nemici, perché hanno unghie fortissime. E perché mangi l'erba? Perché sono un erbivoro, un animale che si nutre di erbe.
Sono però goloso anche di frutta. Ma perché vivi in questo luogo? Perché abito nelle pianure australiane dove ci sono tanti bei boschettini. Hai degli amici che vivono con te? Sì, non sono un solitario. Vivo con tanti amici canguri. Il gruppo è guidato dal canguro maschio più vecchio. Ma perché? I vecchi sono più saggi, conoscono meglio la vita e possono perciò insegnare molte cose ai giovani, sai. Con il gruppo in estate vivo in luoghi umidi per non sentire troppo il caldo. Inverno invece preferisco stare più al calduccio nei luoghi poco umidi. Ma perché hai quella tasca sulla pancia? Ah, questo è il mio marsupio. E che cos'è il marsupio? Le femmine canguro tengono i figli nel marsupio per farli crescere. Perché? Come fanno i piccoli canguri a crescere nel marsupio? Ascoltate, appena nato mio figlio era un mostriciattolo, occhi chiusi, strane zampe. Insomma, un po' da formare. Ecco perché si arrampicò con le unghie e si infilò nel marsupio per poppare il mio latte che appunto fa bene per crescere. Infatti, come vedete, adesso è un cangurino ben fatto. Sono molto gelosa. Non permetto che nessuno gli si avvicini, neppure il curiosone di mio marito. Accudisco io con grande amore al mio bebè. Quando salto voglio che il piccino stia ben bene dentro al marsupio per non cadere. E se fai i capricci, perdo la pazienza e gli do un bello scappellotto. Adesso è grandicello e gli permetto anche di uscire dal marsupio per passeggiare nella pianura, saltare e mangiare l'erba, ma con la promessa di rientrarvi subito al minimo segno di pericolo. Quando sarà adulto, saluterà me e mio marito e se ne andrà, giustamente, a fare la sua vita. D'altronde anch'io feci così con i miei genitori. Oh, che carina la tua bambola! Me la fai vedere? Certo, sei proprio curiosa, eh? L'hai detto. A volte mi trovo nei guai per la mia curiosità. Faccia a faccia con un nemico più forte di me e dalla paura scappo via all'impazzata. Canguro, canguro, perché fuggi via, eh? Ve l'ho detto che sono paurosa. Il botto di un tuono può farmi morire di spavento. Meglio cercare un rifugio. Adesso ce ne dobbiamo andare. È stato un piacere parlare con te. Torneremo presto a trovarti. Ciao, ciao. Arrivederci. E dopo il canguro, ecco la storia di Aurelien, un bambino che aveva un grande desiderio, giocare con un giaguaro. Il giaguaro vive nella foresta tropicale del Centro e Sud America. Non è facile raggiungere questi luoghi. La foresta, come questa della Guyana, è fittissima. Non ci sono strade né aeroporti, ma tanti grandi fiumi. Per questo ci si arriva solo con gli idrovolanti, quei piccoli aerei che si posano sull'acqua. Per tanto tempo gli uomini hanno dato la caccia ai giaguari per impossessarsi del loro bellissimo mantello. A proposito, il mantello del giaguaro, giallo rossiccio, ha delle grandi chiazze nere quasi rotonde, come dei cerchi, mentre quello del leopardo ha macchie più piccole e compatte. Quello del ghepardo, infine, ha tante macchioline fitte fitte. E poi ricordiamoci che il leopardo e il ghepardo vivono in Asia e in Africa, mentre il giaguaro vive solo in America. Adesso, per fortuna, la caccia al giaguaro è vietata. Mentre a bordo dell'idrovolante sorvola le grandi foreste, Aurelien continua a sognare. Giocare con un giaguaro. Ma sarà davvero possibile fare amicizia con un animale selvaggio? Sarà feroce, sarà pericoloso. E un po' di paura c'è, è vero. Ma il desiderio è più forte. Come ognuno di noi ha la sua casa, così ogni giaguaro maschio ha un suo territorio molto vasto, circa 50 km quadrati, dove vive insieme ad alcune femmine.
Ogni maschio segna molto bene questo spazio e ognuno rispetta pacificamente lo spazio degli altri. Insomma, tra di loro non si fanno la guerra. Durante la stagione degli amori, il maschio va a caccia insieme alla femmina e rimane vicino a lei per 2 o 3 mesi, finché nascono i cuccioli, che possono essere fino a 4. Il giaguaro è un gran cacciatore. Forte, veloce e silenzioso, preferisce cacciare di notte. Si arrampica anche sugli alberi, dove cattura uccelli e scimmie e può cacciare persino in acqua, pesci, tartarughe, piccoli caimani. Aureliena, appena arrivato, assiste subito a una scena quasi incredibile. Un giaguaro che nuota insieme a un uomo. È Kamuki, una giovane femmina di giaguaro di 18 mesi. I suoi genitori sono stati uccisi dai bracconieri. Gli indigeni della foresta l'hanno raccolta quando aveva solo 2 mesi e l'hanno regalata a Rudolf, che vive qui e che l'ha adottata e allevata. È molto raro che un giaguaro venga addomesticato e non si può prevedere che cosa succederà quando sarà diventata adulta all'età di 3-4 anni. Quali saranno le sue reazioni? Rimarrà docile e socievole o diventerà selvaggia e aggressiva? Rudolf non ha paura. È sicuro che Kamuki gli rimarrà amica per sempre. Aurelien si avvicina, la chiama. Il suo sogno è lì a portata di mano, ma bisogna ammetterlo, ci vuole anche un po' di coraggio, perché anche se addomesticato un giaguaro fa sempre un po' di paura. E poi Aurelien lo sa, il giaguaro è incredibilmente forte e robusto. È in grado di attaccare persino un bue o un cavallo e di ucciderlo con un solo morso alla gola o alla nuca. Come tutti i cuccioli, Kamuki vuole giocare. Sembra proprio un bel gattone domestico, ma anche lei all'inizio è cauta, come se volesse prima studiare e conoscere questo nuovo amico. I giaguari, si sa, non amano stare vicino agli uomini, fuggono quando li vedono e si sanno nascondere molto bene nella foresta. Piano! Ma sì, non c'è dubbio, Kamuki vuole proprio giocare e Aurelien non ha più paura. L'amicizia è fatta. Aurelien sa anche che i giaguari adorano l'acqua, così riesce a condurla nel suo ambiente preferito. E qui finalmente il sogno si avvera. È incredibile, emozionante, nuotare, giocare, scherzare nell'acqua con un animale così bello, forte, possente e nello stesso tempo dolce e docile come un bambino. Se volessi, potrei ucciderti con un solo morso o una zampata. Ma perché mai dovrei farlo, sembra dire Kamuki. Non ho fame, sono ben nutrita e felice. E tu sei mio amico. Mentre si allontana, Aurelien è un po' triste. Sa che Kamuki non potrà tornare mai più nella foresta, tra i suoi simili, perché non ha mai provato la vita selvaggia, non saprebbe difendersi dai pericoli, forse non riuscirebbe neppure a cacciare, quindi non potrebbe sopravvivere. Speriamo che sia felice insieme agli uomini e soprattutto speriamo che rimanga sempre libera e che a nessuno venga mai in mente di rinchiuderla in una gabbia dentro un orribile zoo. E speriamo che queste enormi foreste rimangano sempre così, selvagge, intatte e sconfinate, ricche di piante e animali meravigliosi che solo qui possono e devono vivere.